Massa, La Spezia, Lucca, Ventimiglia, Sarzana, Pontremoli e l'Unione Comuni della Lunigiana sono i 7 enti sottoscrittori del patto di cooperazione Ombre Imperiali, finalizzato a promuovere e rendere accessibile l'eredità napoleonica presente nei territori della Liguria e della Toscana. La firma dell'accordo è avvenuta all'interno di Villa della Rinchiostra e i rappresentanti delle realtà aderenti si sono detti pronti a raggiungere l'obiettivo comune di valorizzare il patrimonio legato alla figura di Napoleone Bonaparte. Parte. L'abbiamo chiamato Ombre Imperiali, proprio come l'ombra di Napoleone che ha percorso questi territori. Pensiamo a Lucca, alla sorella, Elisa Baciocchi, così come a Massa, l'occupazione da parte dei francesi, la via Friedland, pensiamo alla Spezia, alla via Napoleonica, a Sarzana, che è un luogo di nascita della famiglia Bonaparte, così come nella Lunigiana, a Pontremoli, la strada della Cisa, la stessa Ventimiglia, collegamento con la Francia, l'occupazione dei francesi. Quindi sono tutti luoghi, tutte città che vogliono essere messe in rete, vorranno mettersi in rete, si stanno mettendo in rete attraverso questo protocollo, perché? Per attuare un percorso di valorizzazione di questi luoghi d'arte, di cultura, infrastrutture, palazzi, musei. Tra le attività previste figurano la catalogazione del patrimonio napoleonico, lo sviluppo di itinerari tematici, la creazione di segnaletica, prodotti editoriali, materiale multimediale in diverse lingue, il recupero di strutture architettoniche dell'epoca e la sensibilizzazione degli operatori turistici per valorizzare il potenziale economico dell'iniziativa.